Mister, imbattibilità in trasferta che durava da 3 mesi, cosa è mancato secondo lei oggi alla squadra in questa partita? Ma è mancato ritmo e cinicità, perché sapevamo che la regina ci avrebbe concesso poco, che lavorava su di noi, che avrebbe cercato di chiuderci tutte le giocate, cercando di venirci ad aggredire forte. Una squadra che è compatta, una squadra aggressiva, una squadra che ti toglie tutte le linee di giocata, lo sapevamo e dovevamo essere più bravi in alcuni frangenti a velocizzare la manovra e a capitalizzare al meglio le poche occasioni che abbiamo creato. Domanda di Monza News, dalla difesa che ha mostrato qualche falla all'attacco che non ha avuto grosse occasioni, qual è l'aspetto che la preoccupa di più? No, no, non c'è un aspetto che mi preoccupa più o meno, anche perché venivamo da un'ottima prestazione, questa è stata sicuramente più difficile, per come ho già detto, l'avevo anche anticipato alla vigilia del tipo di partita che avremmo dovuto affrontare, era una partita che poteva essere decisa da singoli episodi e loro hanno avuto la bravura di fare gol e noi no. Il suo Monza ha sempre reagito dopo una sconfitta, adesso si torna subito in campo martedì, l'occasione per rifarsi con la Reggiana. Sì, assolutamente, meno male che giochiamo subito, avremo poco tempo per recuperare le energie, ma sono sicuro che i ragazzi, come sempre, cercheranno di reagire, cercheranno di mettere in campo quello che magari ci è mancato anche oggi.